I tifosi non hanno potuto seguire i rossoblù a cava, poco importa, perché dopo il successo per 3-2, la squadra è stata accolta al ritorno al Viviani da numerosi sostenitori che hanno riservato ai giocatori cori e abbracci. A Potenza, dalle parti dello stadio e non solo, c'è aria di ritorno al passato, un passato fatto di passione e anche e soprattutto di risultati. Sembrava di rivivere ricordi di qualche anno fa, ecco. Non provavo emozioni così da diversi anni. È stato bello, si sta riaccendendo l'entusiasmo in città, spero che davvero il popolo potentino possa continuare e ritornare a sorridere. La quarta vittoria consecutiva chiude l'anno rossoblù in bellezza e al secondo posto. Una bellezza, quella della classifica, ancor più gratificante perché inaspettata. Una stagione cominciata senza proclami e cresciuta man mano fino a far toccare ai lucani il cielo con un dito, grazie al gioco e alla determinazione. E un plauso va fatto sicuramente al pilota di questo aereo, il mister, ma un plauso a tutta la società, all'organigramma, a coloro che lavorano un po' all'oscuro di tutto e che semmai non sono in prima linea, e alla squadra sicuramente, ripeto, siamo un ottimo gruppo. Per continuare a restare in alto, la società si è mossa sul mercato, anche se il miglior acquisto lo ha trovato in casa, Pierpaolo Di Senso, autore di 3 gol decisivi nelle ultime 3 partite. Era soltanto questione di tempo, il tempo di prendere ritmo, di far capire al mister che potevo essere d'aiuto a questa squadra. Ho avuto la fortuna nelle ultime 3 partite di fare altrettanti gol e sono felicissimo. Felice è anche il popolo rossoblù che nel 2015 vuole continuare a pensare in grande, restando però con i piedi per terra. Il mio motto è fly down. Lungi da me smorzare animi o entusiasmo, ma è per continuare a portare quell'equilibrio che ci sta contraddistinguendo e ci sta facendo far bene. Sogniamo, perché in questa città, in questa piazza, con questi tifosi e l'accoglienza di domenica dopo la partita nella dimostrazione, è bellissimo sognare.